bellezze naturali contemplate e gustate nei giorni scorsi e lungo tutto l'arco della nostra vita, e per attingere nuove risorse per vivere da creature nuove. Noi veniamo alla domenica a fare il pieno di amore. Qui a Riccione ci sono degli splendidi negozi fornitissimi, ma nessuno vende l'amore. L'amore ce lo dà soltanto Lui. E ancora, per metterci in ascolto della parola di vita che Gesù ci ha messo a nostra portata oggi. Che cosa ci ha richiamato quest'oggi attraverso le letture che abbiamo fatto? Una più profonda visione di ciò che è puro e di ciò che è impuro. Dico subito che gli aggettivi puro e impuro non dobbiamo circoscriverli al settore della sessualità, ma come risulta dal brano evangelico, qualificano vari settori della vita. Per gli scribi e i farisei del tempo di Gesù, puri e impuri si era per l'osservanza o la non osservanza di norme esteriore, come il lavarsi o il non lavarsi le mani, e il non lavare o non lavare alcuni oggetti di uso comune. Per Gesù, pure o impure sono le intenzioni e le disposizioni del cuore. E su questo piano che Gesù ci invita a soffermarci, a vigilare, perché noi abbiamo poi ad avallare o a non approvare determinate nostre scelte. Per Dio ogni creatura è buona, le ha fatti e vide che era buono, e l'uomo vide che era molto buono. È buono il sole, è buono il mare, sono buoni ogni cibo, è buono il corpo dell'uomo, è buono il corpo della donna, è buona la sessualità, e via dicendo. Dipende dall'intenzione con cui ne facciamo uso. Per esempio, l'uso del sesso dipende con chi mi unisco e con quale intenzione lo faccio. Insomma, per Gesù l'attenzione deve essere concentrata sul cuore, perché nel cuore ci sono tanti impulsi, non solo quello verso l'attrazione sessuale, ma verso, li ha elencati il Signore, verso i furti, il mancato rispetto della proprietà, gli adulteri, le malvagità, la calunnia, la dissolutezza, la superbia, la stoltezza. Tocca a noi vincere queste pulsioni negative. Certo, parecchi di voi o tutti di voi mi direte, ma non è facile governare tutti questi istinti, tutti questi impulsi dentro di noi. E sono qui a dire, anch'io li sento, anch'io combatto, e sento sempre più dalla mia esperienza lunga che non bastano i buoni propositi, non bastano le nostre risorse. Occorre ricordarci
che noi dobbiamo avere dei buoni alleati. E noi siamo qui a dire, non lasciamoci cadere le braccia, perché abbiamo un forte alleato, che è Gesù. E la messa che cos'è? È rinnovare l'alleanza. Seguite me quando consacrerò il calice. Questo è il sangue della nuova ed eterna alleanza. Il Signore è un alleato. Il Signore viene incontro, ci fa compiere delle cose che neanche pensiamo. Attraverso i profeti ha detto, vi strapperò il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Cioè, un cuore nuovo. Quindi, con l'aiuto del Signore, è possibile far prevalere tutto ciò che è buono. E allora, ripromettiamoci nella prossima settimana di sviluppare e di lasciare piena apertura, che ci invadano i sentimenti più belli, più nobili, la gratitudine verso Dio e quanti ci vogliono bene o ci hanno fatto del bene, ci fanno del bene. Gratitudine per il sole, per il mare, per la brezza, per le acque termali, per il cibo, per le amicizie, per le buone compagnie. Ringraziamo il Signore. Quando sono in spiaggia, affollatissima, mi chiedo se tutti sanno dire un grazie a chi ha creato il mare, il sole, di cui si avvalgono. Io spero che tutti abbiano a dire questo grazie. Ad ogni buon conto io lo faccio anche per gli altri. Ringrazio il Signore per tutti quelli che si avvalgono delle sue opere senza neanche avere un pensiero per il donatore. Martedì il Papa ha indetto una giornata a livello mondiale con tutte le confessioni cristiane, cioè i cattolici, gli ortodossi, gli evangelici, per dire grazie al Signore per tutto il creato e per pregare perché questo creato venga conservato e non deturpato e inquinato. E se non avete ancora letto la sua lettera Laudato Si, vi invito a leggerla. Poi non rimaniamo indifferenti davanti a tutto quello che sta avvenendo nel mondo, alla prepotenza, alla cattiveria dei mercanti di uomini che spopolano, che dilaniano, che opprimono, che sfruttano. Ecco, preghiamo perché si arrivi a fermarli. E noi che siamo cristiani, che abbiano a convertirsi e a riparare. Sono miracoli, miracoli che fa il Signore. Pensate a San Paolo, pensate a Sant'Agostino. Il Signore può fare anche questi miracoli. Pensiamo a tutti coloro che sono in giro e devono trovare una sistemazione. Chiediamo al Signore che i governi, l'Europa, tutte le istituzioni abbiano a muoversi. Il segretario dell'ONU ha messo in programma una riunione alla fine di settembre, tutto un mese ancora, con calma, perché ci sia, mentre muoiono, mentre arrivano tutte queste, noi dobbiamo invocare il Signore. Voi direte, ma ci vuole altro. C'è una espressione della Bibbia,
Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Ecco, preghiamo perché questo avvenga, perché si muovano, perché abbiano a fermare gli sfruttatori spietati di uomini, perché si abbiano a trovare un'intesa su tutto. E intanto facciamo in modo che in questa settimana abbia a trionfare nel nostro cuore sentimenti di amore per le persone lontane, ma soprattutto per le persone vicine, perché tante volte noi siamo buoni con gli amici e invece siamo piuttosto persone nervose e intolleranti con le persone che ci stanno vicine. Carissimi, chiediamo allora che quello che ci ha detto San Giacomo, che la religione pura e senza macchia è occuparsi di chi è più debole e bisognoso, è amare. Chiediamo al Signore che ci metta dentro il suo spirito, così che noi abbiamo a far sì che nel nostro cuore domini, sovrasti sempre l'amore sull'egoismo e su tutte le sue componenti. Sia lodato Gesù Cristo. Gesù ci dice sempre delle splendide parole che ci aprono delle grandi prospettive, ma noi dobbiamo crederci. Adesso esprimiamo attraverso la professione di fede che vogliamo crederci. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra e tutte le cose. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create,